dal porto di Messina in questo viaggio del cuore che da Rieti, centro d'Italia, ci ha portato nel cuore pulsante della Sicilia con Salvatore Arimatea, regista, attore. Attore no. Hai fatto anche questo in passato? No. No, mai. Esatto, perché mi pare che ho letto qualcosa del genere della biografia. No. Non è vero, falso. Allora, ricominciamo. Vai, si ricomincia. Ok, ciao ragazzi. Ciao. Ho sbagliato lui, non io. No, esatto, esatto. No, l'ho definito anche attore. No, anche attore, no, anche attore, perché avevo letto. Esatto, dai. Dal porto di Messina in questo viaggio del cuore che da Rieti, centro d'Italia, ci ha portato nel cuore pulsante della Sicilia, Messina, con Salvatore Arimatea. Medico, regista, cos'altro? Io penso che è abbastanza. Sì, mi trovo sempre schierato in prima linea quando si parla di sicurezza stradale, quando si toccano argomenti che riguardano purtroppo non più minoranze, ma una grande, stragrande maggioranza di persone che corrono il rischio ogni volta che salgono su un'auto oppure che attraversano la strada. E che in ogni giornata della propria vita rischiano di sprofondare in abissi quali quelli della depressione, della schizofrenia, film. Certo. Sì, sono tante le piaghe sociali, i problemi del nostro tempo. Il progresso ha 100.000 lati positivi, però lascia indietro delle minoranze che lo subiscono e lo patiscono. Nasce prima il medico o prima il regista? È una domanda che mi viene fatta sempre. Penso che siano interscambiabili. Io ho la fortuna, anzi ho avuto la fortuna di fare quello che mi piace, sia nell'ambito medico e quindi nell'ambito dell'arte e della regia. Ho portato avanti la mia aspirazione, che è quella artistica, sono un grafico, ho fatto delle mostre anche all'estero, ho trasformato questo in arte cinematografica, ho fatto un corso di regia a Roma, sono stato allievo del maestro Renato Polselli, ho seguito mio zio Tano Cimarosa durante tutta la sua attività, almeno quella in cui io c'ero, quella un po' più avanti, e poi ho portato avanti delle tematiche che fanno parte anche del mio lavoro di medico. Ho lavorato in 3 carceri in Italia, per cui ho visto un po' di problematiche esistenziali, per cui mi sono divertito a metterle in scena. Fra l'altro poi c'è chi è nelle carceri, chi nelle carceri c'è anche stando apparentemente fuori, psicologicamente. Sì, certo, sì, è vero, ci sono problemi anche di questo tipo. E sappiamo che tu non sei figlio d'arte, ma nipote d'arte sì. Sì, è vero, dicevo appunto che ho seguito mio zio Tano Cimarosa e mi ha trasmesso quella dell'arte cinematografica. Ho potuto concretizzare le mie tendenze artistiche anche in un campo che non conoscevo. Se dovessi individuare una tua cifra artistica, un tuo codice, un comune denominatore che lega i tuoi lavori, in quale immagine o in quale idea coglieresti questo aspetto? Ma rappresento più che la vicenda la mente dell'individuo, mi entro nei meandri della psiche, cioè mi piace rappresentare delle personalità, non delle storie. Poi le faccio vivere in dei contesti particolari, però mi interessa l'individuo, non la vicenda in cui si trova e dentro la quale interagisce, perché secondo me tutto scaturisce dalla nostra personalità, dal nostro modo di essere, per cui la nostra vita viene fuori in base a come noi siamo, in base a come noi pensiamo. Infatti è tipico che chi pensa positivo avrà la possibilità di avere una vita più confacente alla sua mentalità, invece chi pensa negativo non farà altro che trovarsi in situazioni anche piuttosto difficili. Questo è il mio pensiero, per cui mi piace rappresentare la psiche, la psicologia, e inserirla in una vicenda, non viceversa. E in questo viaggio sulle strade della Sicilia, che poi diventa in alcuni momenti anche un viaggio subliminale all'interno di tematiche così tragiche, devastanti, quali quelle legate alle vittime della strada, alla sicurezza stradale, in cui raccogliamo tante testimonianze, tante storie. Ci piace rappresentare la tua storia, Salvatore, la storia di un artista che sceglie di affrontare questo tema e lo fa in modo forte, con
dei corti con degli spot, credo, che tu abbia ma creato. Guarda, ti dico di più, il Centro Artistico del Mediterraneo, e ancora di più la mia conoscenza con Francesca Barbera, che adesso è mia moglie, nasce attraverso l'AIFBS, cioè l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, presso la quale lei era un'ottima militante, anzi è tuttora un'ottima militante. Quindi ci siamo conosciuti con questo spirito comune che ci portava a fare qualcosa per la professoressa Mastroianni e per tutto il suo entourage, per quanto fortunatamente fino ad oggi la nostra vita non ci ha portato ad avere, siamo estremamente fortunati, nessun lutto sulle strade se non quello indiretto di amici e persone che conosciamo. Eppure siamo stati accomunati da questo legame, che è un legame anche alle famiglie, alle vittime, alle famiglie delle vittime che ci sono state qui in Sicilia, in particolar modo a Messina, per cui abbiamo sposato dall'inizio questa tematica e siamo stati vicino a lei. Io ho realizzato 3 spot molto forti che hanno girato l'Europa sulle vittime della strada, sull'omicidio stradale, e l'ho fatto proprio con l'impegno di chi si sente investito da un problema che è veramente importante, si ritiene che è veramente importante e dovrebbe esserlo anche quando non colpisce direttamente noi. Fare rete per abbattere questo, certo, questo fenomeno, un fenomeno per il quale, Salvatore, noi siamo convinti che si possa e si debba fare molto, molto, molto di più. Beh, abbiamo fatto qualche passo avanti, questo con la legge dell'omicidio stradale, adesso si spera che funzioni in senso reale, proprio nel senso che chi commette un omicidio, certo non bisogna fare una demonizzazione perché si possono anche commettere degli errori sulle strade, però una cosa è commettere un errore, una cosa è andarsi a cercare una strage, un problema di omicidio, per cui credo che abbiamo fatto un grosso passo avanti. Si tratta adesso di vedere se possiamo modificare i numeri, che ancora sono estremamente tragici. E concludiamo dicendo che nulla è per caso, questo viaggio del cuore sui sentieri della Sicilia fra le vittime della strada per gridare basta vittime della strada, questo incontro non casuale con un bel gruppo, un team splendido. Sì, noi del CAM in questo ci siamo sempre, abbiamo portato avanti numerose iniziative proprio su questo tema e contiamo di farlo sempre, infatti hai trovato subito la nostra disponibilità, perché se ci sono persone come te che addirittura riescono con un meccanismo itinerante a portare avanti delle tematiche così importanti, a farlo mettendoci la propria faccia, il proprio impegno e la propria disponibilità, ci trovano sempre in prima linea ed è veramente importante ci fossero tanti come te che portano avanti un messaggio di questo tipo. Grazie di cuore, nel grazie segno del Centro Artistico Mediterraneo, il grande Salvatore Arimatea. Grazie, ciao.